Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto quella che è la tier list delle icone mid. In particolare abbiamo visto come qualche giorno fa sia uscita la sfida su FIFA che ci permette appunto di poter ricevere un pacchetto e da questo ambire appunto ad uno di questi calciatori. Ed è normale che le vostre domande stanno fermentando, mi chiedete se un determinato giocatore è meglio di un altro, se è possibile utilizzarlo, se vale la pena stravolgere una squadra per inserirlo, quindi oggi cercherò di rispondere a quante più domande è possibile. Vi ricordo di lasciare un like e un commento se avete qualche ulteriore dubbio da voler risolvere. Inoltre ci tengo a fare una premessa prima di iniziare, che ovviamente queste sono valutazioni personali, non vi arrabbiate se magari vado a toccare il vostro beniamino, ma piuttosto parliamone nei commenti. Detto questo, mettiamoci comodi e gustiamoci questa tier list. Inauguriamo questa classifica con la categoria che probabilmente ha meno bisogno di spiegazioni rispetto alle altre, che è la God Tier, ovvero quella in cui sono presenti tutti i migliori giocatori che possiamo trovare in questa SBC e soprattutto giocatori che non avremo alcun problema ad inserire in squadra data la loro potenza. E il primo giocatore che andiamo a trovare ovviamente è R9, che regge gli attacchi a livello competitivo non solo ormai da anni, da quando è stato inserito, attaccante completissimo, 5-5 per lui, può fare sia la prima che la seconda punta. È in buona compagnia in quanto è seguito dalla pantera nera Eusebio, giocatore d'elite anche in questo caso, 4 di skill e 5 di piede debole, può fare anche lui sia la prima che la seconda punta. Spesso ci si domanda come mai costa di più la versione baby rispetto alla mid. La risposta sta semplicemente nella maggiore velocità della baby. Si è alimentato un po' questo mito della versione più bassa rispetto alla mid, ma fondamentalmente a livello di rendimento siamo lì. Successivamente troviamo Orei Pelé, che si conferma a livelli altissimi data l'importanza della sua quinta skill ormai negli ultimi 2 anni. In particolare può fare sia la prima che la seconda punta, ma anche volendo il trequartista, visto la sua ottima capacità di passare il pallone. Successivamente abbiamo Cruyff, l'olandese volante, giocatore che io ho amato e amo tuttora, usato tantissimo quest'anno, 5-5, può fare sia la prima che la seconda punta, magari la prima in maniera un po' più arrangiata rispetto alla seconda, e soprattutto può fare anche il COC data la sua quinta stella di piede debole, che permette di poter passare bene la palla anche col piede opposto e soprattutto grazie ai suoi ottimi passaggi. Abbiamo poi Digno, quindi un altro brasiliano all'interno di questa classifica, 5-4 per lui, quindi come Pelé, però a differenza di Pelé questo non lo utilizzerei da punta, bensì ottimo da trequartista e anche magari da esterno, non lo andrei a utilizzare nel reparto più avanzato del campo. Garrincha, ancora una volta un brasiliano, 5 di skill e 4 di piede debole anche per lui, brevilinio, fortissimo con lo speed boost, giocatore perfetto da poter utilizzare in fascia a mio avviso. Zinedine Zidane, andando ad arretrare un po' il raggio d'azione dei nostri giocatori, è anche in questo caso un ottimo trequartista, però onestamente io ve lo consiglio maggiormente da mezzala o da CDC, perché abbina non solo un'ottima comunque fase difensiva, specie in un gioco dove full automatico quest'anno quel movimento, ma anche dei piedi buoni, quindi in fase di impostazione può anche fare degli ottimi assist per imbucare sia le punte che gli esterni. Successivamente abbiamo Ruud Gullit, nella sua versione mid, che ha lanciato quella moda del Gullit Gang, quindi carte con tutte le stats sopra l'80, giocatore fenomenale, immenso in game, super automatico, 4 di skill e 5 di piede debole, pericolosissimo anche quando arriva magari a calciare, può fare tutti i ruoli praticamente del centrocampo. Così come ovviamente si conferma a livelli clamorosi anche Patrick Vieira nella sua versione mid, in questo caso è un 3-3, magari ci fa storcere un po' di più il naso, però parliamo di un giocatore che è full difensivo, ovviamente gli andiamo a chiedere quelli che sono compiti prettamente difensivi per un giocatore full automatico che intercetta qualsiasi cosa dalle lunghe leve e che sicuramente affiancato ad uno magari un po' più completo può rimanere perno fino alla fine del gioco. Mataus, mi sento di inserirlo tra i migliori perché è un giocatore veramente veramente buono secondo me. Abbiamo infatti delle statistiche da top, quasi Gullit Gang per lui se non fosse per il dribbling, una specie di Kanté ma molto molto più di qualità e che difende anche un pizzico meglio. Abbiamo poi Maldini, difensore centrale, che fenomenale anche lui, vi potete portare tranquillamente a fine gioco con un bell'ombra, insomma prima versione di Maldini che diventa effettivamente utilizzabile dopo quella ovviamente Prime, che però tratteremo magari quando uscirà la sfida creazione sulle Icon Prime. Dalla categoria dei God passiamo invece adesso alla categoria degli ottimi, quindi giocatori che sono fortissimi,
che meritano probabilmente di essere inseriti in squadra, a meno proprio di ribaltoni clamorosi che avete carte oro che sono più forti o che comunque rendono di più. Il primo che andiamo ad trovare è Kenny Dalglish, mio figlio, anche rinominato, lo conoscete un po' tutti, una sorta di Beyeder alla fine, perché un 4 di skill e un 5 di piede debole, molto agile nello stretto, freddo sotto porta, quindi anche in questo caso un giocatore di assoluto rispetto. Così come lo è Samuel Eto'o, però non è un giocatore che mi fa saltare di gioia, perché è un 4-4, quindi un attaccante normalissimo che però rispetto a tanti altri fa comunque il suo. E non solo, potete andarlo a giocare magari anche come esterno alla Mané, dato il suo corpo brevilineo e i suoi ottimi speed boost. Puskas, magari qualcuno avrà storto il naso per il suo mancato inserimento nella categoria dei God, però io ho una carta che onestamente presenta 4 di skill, quindi non eccelle, e soprattutto 3 di piede debole, non mi sento di inserirla all'interno della God, lo vado a inserire negli ottimi perché assolutamente lo andrei a giocare, però onestamente c'ha tutta una serie di problemini che non me lo fanno preferire rispetto a tante carte. Emilio Butragueño si porta un po' dietro il problema di Puskas, perché qualora avesse avuto il 4 di skill sarebbe stato probabilmente lì lì al pari di Dalglish per fare un salto nella categoria God, però quello lo penalizza un po' tanto, quel 3, e quindi col 5 di piede debole per me comunque merita di entrare a far parte della categoria degli ottimi, visto che anche qui parliamo di una carta stile Beyeder molto agile che può fare benissimo la seconda punta, secondo me un po' meno la punta singola, perché è veramente troppo piccolino e verrebbe bullizzato dai difensori avversari. Giorgio Migliore, recentemente uscito tramite SBC, è un ottimo esterno, è un 4-4, insomma, senza infamia e senza lode. Se lo trovate, io largo nella vostra formazione lo andrei ad inserire. Eric Cantona, qui magari ancora una volta qualcuno avrà potuto magari avere da ridire inizialmente, ma io lo vado a inserire nella categoria degli ottimi e non nella God, perché questo è un giocatore che ha un body type un po' particolare che lo rende un po' pesante, un po' alla Cristiano Ronaldo next level, perché questo sembra ancora più grosso, e onestamente non mi sento di inserirlo in quella categoria di giocatori veramente che fanno uno sport a parte. Però 5 di skill e 4 di piede debole lo rendono sicuramente giocabile sia da esterno che da COC per quello che mi riguarda. Così come nella categoria degli ottimi vado a mettere questo Kakà, anche per lui 5 di skill e 4 di piede debole, lo andrei a giocare prettamente da esterno, visto che parliamo comunque di un giocatore di 1,86, quindi non estremamente agile, che sulla fascia galoppa bene e smista anche discretamente il pallone. Così come fa la stessa cosa in termini di smistaggio del pallone molto bene Del Piero, e in più ci abbina anche un ottimo tiro a giro dalla distanza, che quest'anno è un fattore. Quindi promossissimo Del Piero, ovviamente sempre nella posizione, in questo caso di trequartista, perché da esterno non vi può andare a fare quegli strappi di velocità, inoltre non è neanche alto a sufficienza, e soprattutto da punta non mi sembra che renda tantissimo dopo averlo anche provato nei draft e negli anni passati. Maradona, ecco qua, popolo di Napoli, per favore non mi insorgete, vi vado a spiegare subito perché l'ho inserito negli ottimi e non nelle God. Stessa ragione dei giocatori che abbiamo appena visto, secondo me quel 3 di piede debole lo penalizza veramente veramente tanto. Il 5 di skill è sicuramente il suo valore aggiunto, però non mi sento di metterlo nei top top. Nella posizione di trequartista magari sicuramente potete utilizzarlo, data la sua velocità potete anche pensare di metterlo in fascia sulla sinistra a sfruttare lo speed boost, a destra a rientrare per i tiri a giro che fa molto bene, però non me ne volete, ma Maradona non è ancora pronto per andare a far parte della God tier. Passiamo invece ai giocatori di centrocampo, e il primo che troviamo è Petit, perché a dispetto magari di questo 3-3 e di una scarsa velocità ha un buonissimo alto-alto, ed è un giocatore che è sorprendente quando lo andate a provare, estremamente automatico, ha anche dei discreti passaggi, quindi a centrocampo onestamente si può tranquillamente andare ad utilizzare. Così come si può andare ottimamente ad utilizzare questo Desailly, però piuttosto che da centrocampista si può pensare ad uno switch con un difensore, il più classico dei switch magari è Desailly in difesa e Mataus Baby a centrocampo, quindi anche questo un elemento che rende Desailly super super buono nel momento in cui lo andiamo a trovare. Un altro giocatore spesso sottovalutato è Lam, perché ha un alto alto come work rate, ha una discreta velocità, ottimi passaggi, addirittura un 90 di difesa e anche un 85 di dribbling, che si traduce soprattutto in un 85 di agilità, quindi anche in questo caso ottimo giocatore alla Kanté, però ovviamente con molta più qualità tra i suoi piedi, è veramente interessante da andare ad utilizzare. Passiamo alla difesa, dove troviamo Carlos Alberto, che
Non ho inserito nei God perché, a differenza dell'anno scorso, dove questi terzini potevano essere sfruttati da DC e magari anche quest'anno, solo che nella versione di FIFA 22 sono veramente tantissimi difensori centrali già forti e quindi per me questo rimane un terzino di assoluto livello che andrei a giocare tranquillamente ma da laterale basso della vostra squadra. Stesso discorso analogo per Cafu, tra l'altro inserito quest'anno, il pendolino magico. Stesso discorso a sinistra, ovviamente questo vale per Roberto Carlos. Terza e penultima categoria è quella degli utilizzabili, ovvero quei giocatori che, diciamo, ve li siete ritrovati, è un po' un peccato magari non utilizzarli, ma se avete delle alternative assolutamente li lasciate in panchina o li andate a riciclare in prossime SBC. Uno di questi è Crespo, che comunque overall è una buona seconda punta, a 4-4 e quindi potete pensare anche di giocarlo. Stesso discorso analogo vale per Raul, che è praticamente il doppione dell'argentino solo di piede sinistro. E discorso simile vale per Fernando Torres, che però potete anche pensare di andare a giocare sull'esterno, visto il suo body type e la sua velocità. Anche in questo caso sono giocatori, ribadisco, che non eccellono in nulla, ma che non vanno neanche a essere così penalizzanti qualora li andiamo a utilizzare. Van Persie è quello che probabilmente tra le punte che vi ho indicato andrei a utilizzare meno, però anche in questo caso parliamo di un giocatore discreto, sempre in un attacco a due, magari con uno più veloce vicino, se giocato all'interno dell'area di rigore per girarsi e calciare può magari essere utilizzato, sarebbe un po' un peccato lasciarlo a marcire nel club. Suger è una carta invece che spesso e volentieri viene sottovalutata, perché anche in questo caso parliamo di un 4-4, veloce, con un buon tiro, dribbling, anche abbastanza agile, perché non dare un try al buon Davor. Dennis Bergkamp, che ho trovato anche io nella mia icon, è un discreto trequartista, ha una buona velocità, dei buoni passaggi e un buon tiro, quindi se ve lo ritrovate perché non provare a metterlo in gioco. Così come Stoichkov, stesso ragionamento, fatto un po' per Van Persie, magari anche da esterno, anche se quel piede debole magari lo risentite parecchio in fase di passaggio, può essere giocato anche da punta, ripeto, in un attacco a due, il buon Cristo quest'anno. Overmars, Marcolino sopra Marte, che io mi sento di metterlo negli utilizzabili perché, a dispetto di quel 3 di mossa e abilità che ovviamente lo penalizza, ha quel 5 piede debole, un body type che sull'esterno del campo potrebbe anche tornarvi comodo magari in quei periodi in cui state facendo compravendita, non sapete che mettere, boom, ci schiaffate questo Overmars. Molto più versabile è Nedved, che io piazzo negli utilizzabili per quale motivo? Perché non ha stats esplosive che fanno la differenza da esterno, ma quasi quasi me lo andrei a giocare CC a centrocampo, quindi per quello utilizzabile, perché è da un po' da reinventare in qualche modo se ne avete la possibilità. Utilizzabile anche questo Figo, che non ha stats che sono proprio così malvagie, 90 di velocità, un 86 di tiro, 88 di passaggio e comunque un 4-4 lì largo. Makelele, ritornando al centrocampo e riparlando di Chip Kanté, simil Kanté, è un giocatore che bene o male un po' lo ricorda, abbastanza veloce, ha anche dei buoni passaggi, buona difesa, fisico, anche 83 di agilità, quindi Claude sicuramente può essere utilizzato, così come questo Seedorf, non ha bisogno di presentazioni, è un 4-4, nelle sue versioni Seedorf fa tranquillamente il suo. Passando invece ai difensori, abbiamo Cole come terzino sinistro che, volendo, nonostante non sia un fulmine di guerra, si può provare a piazzare nella nostra retroguardia. Zanetti inserito negli utilizzabili perché, come valeva per la categoria degli ottimi, andrebbe switchato a centrocampo e anche qui diventerebbe non un giocatore così che vale la pena andare a mettere facendo stravolgimenti, però se ne avete la possibilità, perché no? E chiudiamo con Koeman, che se voi andate a guardare dite cavolo, ma un DC ma che stats c'ha? E infatti c'ha stats strane. Di conseguenza anche per lui stiamo parlando di una situazione di switch da passare ovviamente a centrocampo, magari più da mezzala, visti anche gli ottimi passaggi e la pericolosità in zona tiro. Menzione speciale per la categoria dei portieri, che mai come quest'anno sono soggettivi, quindi ve li andate a provare e in più vi danno anche la possibilità di sbloccarvi dei link interessanti, per cui abbiamo Yashin, Schmeichel, Van der Sar, Casillas e Cech. L'unico sul quale vado a mettere un piccolo asterisco è proprio Casillas, perché tra questi è un po' bassino, quindi magari potrebbe risentire di questo attributo, però anche qua ve lo andate a provare, se vedete che fa fatica lo panchinate.
Tutti i giocatori che non avete trovato in queste categorie appartengono a quelli buoni per le SBC. Quindi assolutamente da evitare come la peste e da buttare eventualmente in sfide future. Siamo arrivati dunque alla fine di questo video, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti soprattutto cosa avete trovato voi dalla sfida e se l'avete fatta. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i link dei vari partners e della piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno dalle 8 alle 15. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao!